fermo senza tema potrà essere sentito che l'Italia sia uno Stato paese, che è quello del governo e della sua maggioranza, e c'è uno Stato parallelo che è fatto da tutti i poteri forti organizzati che sono nelle mani della sinistra, e sono le scuole superiori, le università, i giornali, le radio, le televisioni, la magistratura. Ridley to Camp David. E aggiungo una cosa ancora. I would like to add one more thing. Sure. I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. And the English is very good. Signor Schultz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Lei è perfetto. Presidente, yo creo que además de dar la palabra al señor Schultz, yo le pediría que rogara al señor Berlusconi, al presidente del Consejo, que retirara esas palabras en honor a los valores que compartimos todos los europeos. E lui sbotte pure a dire che noi non dobbiamo fare la spesa, ma lui si deve star attento, perché noi anziani ci abbiamo un bagaglio dietro le spalle che lui non se lo sogna nemmeno quello che abbiamo fatto, il voto che ci abbiamo dato ce lo stiamo a fare insieme. Can you picture what... Posso palpare un po' la signora? È questa la frase incriminata che il premier Silvio Berlusconi ha pronunciato nei confronti dell'assessore alla solidarietà della provincia di Trento, Lia Beltrami, durante la visita ai terremotati in Abruzzo il 25 aprile scorso. Una frase antipatica e poco azzeccata visto il contesto di emergenza e urgenza del dopo terremoto. Una situazione che la stessa Beltrami aveva pregato di non divulgare per non fare inutile gossip, mettendo in secondo piano l'operato della macchina della protezione civile trentina. Ma logicamente era impossibile tenerla nascosta a lungo, e da allora la Beltrami oggi non commenta e si limita a dire l'emergenza deve restare in primo piano, la frase incriminata è solo gossip. Ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci sia un giro di tanti coglioni che possono votare facendo proprio disinteresse. Che si levano dopo il dovuto silenzio, quella del premier Silvio Berlusconi, che chiama a gran voce Obama. Un tono che Sua Maestà non ha affatto approvato. Ma perché deve urlare? Afferma piuttosto scocciata la regina, attrappando tra i presenti delle risate alquanto imbarazzate. Inutile dire che mi piacerebbe avere le nostre dame in primo piano. Adesso abbiamo le mani libere. Bene, ma non sempre, solo io ho avuto le mani libere. Un po' cosa diceva? Truffolo. Expo di Bari anno 2000. Voce Presidente del Consiglio. E ci rivolgeremo al Capo dello Stato perché se la sinistra procederà in Parlamento e con i propri numeri
sono i numeri di una maggioranza parlamentare di un Parlamento che non è più lo specchio del Paese, che non corrisponde più alla situazione del Paese, e questa maggioranza in governo non è quella votata dagli italiani nel 96, perché è una maggioranza fatta con eletti nelle file del centrodestra che hanno tradito il mandato degli elettori, che hanno tradito la prima norma morale della politica, che è quella del rispetto del voto, della volontà degli elettori. Se questa sinistra credesse di poter fare altrettanto e credesse con i propri numeri di far passare in Parlamento una legge elettorale con i solo suoi numeri, calpestando gli interessi della minoranza, dell'opposizione, io sono certo che questo capo dello Stato quella legge non la firmerà mai. No! Buonasera a voi tutti. Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto oggi alle ore 21 al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Silvio Berlusconi, il quale, essendosi concluso l'iter parlamentare di esame e di approvazione della legge di stabilità e del bilancio di previsione dello Stato, ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica, nel ringraziarlo per la collaborazione, si è riservato di decidere e ha invitato il governo dimissionario a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni del Capo dello Stato si svolgeranno nella giornata di domani. Vi ringrazio per l'attenzione. È nato! No, è voglia te, ciao! È contenta? Vedi un po', sono la donna più felice del mondo. Adesso come ho festeggiato le possibili dimissioni di Berlusconi? Senti, io non bevo vino, ma bisogna che mi embriaco. Io ce lo metto una capoccia pure sopra quel puntarolo. No, non siamo violenti. E beh, perché? Se ci metti la capoccia là, tu metto la di proprio da mezzo. Meglio festeggiare con il vino. Festeggeremo col vino. Benvenuti a casa del 7. Amo. Ma zango il maschio. Come devo fare io per te? Che c'è anche quello? Ma che c'è la cioccolata che è la ricchezza Mary. Hai capito come si fa, Infila il testolone lì. Dopo te ne do un pochino, vai. Vieni. Dopo un pochino. My only friend, the end of our elaborate life, the end. Adesso non prenderà. Vai, vai là qui. Oddio, mia mamma. Io ho paura di me. Io ho paura. Aspetta. Ah! Potete
anche voi, non ce l'ha. Il gioca pure da... mi cacco tutto. Ecco la testa.